Buongiorno a tutte e a tutti, sono un antropologo dell'educazione del Dipartimento di Cultura e Politica Sociale dell'Università di Torino e in questo video ho pensato di declinare il tema della convivenza raccontandovi i risultati della ricerca che ho condotto per il dottorato che ho conseguito lo scorso anno presso la Scuola di Dottorato di Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell'Educazione dell'Università di Torino. Una ricerca che si è concentrata sullo studio dei rapporti scherzosi in ambito interculturale all'interno della scuola italiana. La ricerca è stata condotta attraverso l'utilizzo del metodo etnografico, ossia dell'osservazione partecipante, e pertanto mi sono recato in alcune aule di alcune scuole della città di Torino. E allo stesso tempo anche in ambito extrascolastico, presso il doposcuola, organizzato dal Centro Interculturale della città di Torino e gestito dall'associazione ASAE, doposcuola che si chiama Giovani al Centro. Qui e nella scuola ho potuto osservare le dinamiche relazionali tra studenti provenienti da culture differenti, provenienti con alle spalle un percorso migratorio. O diretto, quindi studenti che che sono migrati in Italia in prima persona, o studenti nati in Italia da genitori che in passato erano migrati in Italia. Per stimolare una riflessione sui rapporti di scherzo tra adolescenti nel gruppo di studenti con cui ho avuto il piacere di collaborare, ho pensato di ideare un laboratorio intitolato Laboratorio Chocolat. Ho pensato di dedicare il laboratorio a Chocolat, un grande clown augusto dei circhi parigini di fine 800, il quale esordì a fianco di Georges Futit, clown bianco dell'epoca. E insieme divennero questa coppia, Futti di Chocolat, divenne il primo grande duo comico che cambiò di fatto il tipo di comicità clownesca dei circhi dell'epoca, che era improntato principalmente su un solo clown, tendenzialmente chiamato il clown bianco, perché aveva la faccia truccata di bianco e si vestiva spesso con abiti chiari, ricordando un po' il Pierrot francese. Al suo fianco si inserì questa seconda figura, una sorta di spalla, che prese pian piano sempre più spazio nei circhi e divenne poi di fatto in alcuni spettacoli autonoma. Questo tipo di clown si chiamava Clown Augusto, era un clown più grottesco, più buffo, che indossava abiti spesso più lacerati, no? Abiti più popolari, se vogliamo. E forse potrebbe essere vista come una sorta di parodia della borghesia dell'epoca, nel senso che se da una parte il clown bianco era un clown che impostava la sua comicità sulla parodia dell'aristocrazia precedente, assistiamo a un declino in quell'epoca dell'aristocrazia e a una nascita della borghesia che di fatto doveva essere presa in giro, insomma, dal popolo. Il circo era uno spettacolo rivolto principalmente alle classi meno abbienti della società. E di fatto il clown Augusto consentiva questa presa in giro, no? Classica bombetta e abiti stracciati che gli conferivano un aspetto grottesco. Chocolat divenne appunto il primo clown africano a conquistare di fatto il pubblico parigino, e la sua vita è raccontata tra l'altro in un film intitolato proprio Mister Chocolat, nel quale ci si interroga un po' così sul fatto se il pubblico parigino dell'epoca ridesse delle gag che venivano fatte per la loro abilità anche acrobatica nell'eseguirle. Oppure se di fatto fosse principalmente una questione, diciamo così, razziale, nel senso se il pubblico parigino rideva perché era un nero di fatto a prendere calci nel sedere, le classiche gag clownesche, oppure come dire, se effettivamente la scena faceva ridere indipendentemente dal colore della pelle degli artisti.
Questa riflessione che poi è sorta anche da studi precedenti e di fatto dalla visione del film, mi ha condotto così a interrogarmi proprio su queste possibilità, diciamo così, di scherzo interculturale e di fondo mi ha portato a chiedermi se nei rapporti interculturali lo scherzo non sia di fatto una componente importante che possa consentire, qualora utilizzata, e lo vedremo tra poco, nel giusto modo, possa consentire la costruzione di solide amicizie interculturali. Il presupposto di questo rapporto di scherzo è la mutualità del riso. Chiamo qui al concetto di mutuality of being dell'antropologo Marshall Salins, che utilizza proprio per definire il concetto di parentela, e quindi la parentela è mutualità dell'essere e reciproca partecipazione alla vita altrui, e di fatto credo che nel rapporto di scherzo, questa mutuality of love, potremmo dire, questa reciprocità del riso, sia un qualcosa che possa consolidare un rapporto, se non di parentela, ma di stretta amicizia. Laddove io sono disposto in prima persona a far sì che l'altro possa ridere di me nei miei aspetti più buffi, più incerti della vita, dei miei fallimenti, delle mie idiosincrasie, e allo stesso tempo l'altra persona è disposta a lasciarsi prendere in giro da me, allora è lì che si va a instaurare un'amicizia solida. Certo, tutto questo è complesso, si è riportato poi in un ambiente come l'ambiente scolastico, dove oggi c'è molta attenzione ai fenomeni di bullismo, no? Che se vogliamo sono proprio lo sconfinamento di questa mutualità del riso, no? Laddove il riso non è più. Questa mutualità viene scompensata, il riso non è più in una situazione di bilanciamento delle relazioni di potere anche tra le persone. A questo punto si sconfina in qualcosa che può essere descritto come una discriminazione o un episodio di bullismo. La cosa interessante proprio a riguardo del concetto di bullismo è che l'etimologia inglese del termine riconduce a un vocabolo che di fatto aveva un'ambivalenza, no? Il bully è l'allegro compagno scherzoso che però col tempo inizia ad indicare anche quello che in italiano si chiama il protettore delle prostitute, il magnaccio, ecco, e quindi assume di fatto una connotazione negativa e poi appunto finisce per indicare gli episodi veri e propri di bullismo. E quindi, se vogliamo, no, possiamo anche indicare il bullismo come un qualcosa che nasce come un episodio di scherzo e che sconfina in un episodio di bullismo, di scherno. Ecco, proprio questa distinzione tra scherzo e scherno, anche qui se noi riconduciamo i due vocaboli alla loro etimologia, tutti e due sono vocaboli che derivano da termini dell'alto tedesco antico e che a loro modo hanno una radice comune che però si evolve linguisticamente in due vocaboli differenti che rimangono affini proprio perché e vicini a questo confine. Da una parte potremmo dire quindi che laddove c'è mutualità del riso si resta nel campo dello scherzo, quando questa mutualità viene meno si sconfina nell'ambito dello scherno e di fatto degli episodi di discriminazione o di bullismo. Questa prospettiva teorica che vi sto offrendo questo video di fatto nasce dai commenti proprio dalle impressioni che hanno i ragazzi rispetto a questa tematica. Durante il laboratorio Chocolat, che come dicevo è stato condotto presso l'Istituto Amedeo Avogadro della città di Torino
e il centro interculturale sempre della città di Torino, gli studenti e i ragazzi che frequentavano il doposcuola hanno proprio confermato quella che era una mia impressione iniziale e hanno confermato proprio che il confine tra scherzo e scherno molto dipende da diversi fattori. I fattori principali sono chiaramente, intanto, se restiamo in ambito scolastico, le relazioni di potere che sussistono tra le due soggettività che ridono, insomma, la soggettività che subisce in un certo senso il riso e quella che ride, il ridente e il deriso, potremmo dire così, per cui. Se rimaniamo in un contesto di pari, quindi se le risate sono risate tra studenti, questo crea meno problemi, ecco. Si rimane nell'ambito di una risata democratica. Laddove invece a ridere magari talvolta può essere un compagno più grande, un compagno che viene percepito come più forte o un insegnante, quindi laddove la bilancia pende a svantaggio del deriso, in questo contesto la risata viene percepita come una forma di scherno. In secondo luogo, direi che molto dipende anche dal momento in cui l'episodio di la relazione di scherzo avviene. Ci possono essere dei momenti di maggior difficoltà, può essere che una prova può essere andata male, piuttosto che qualcosa in famiglia non gira per il verso giusto, e allora lo scherzo viene appesantito proprio dal carico emotivo che lo studente ha e quindi percepito come un episodio di bullismo, ecco. Altro aspetto centrale di questa dinamica di scherzo è il contesto. C'è una grossa differenza tra essere presi in giro in classe, magari davanti a tutti i compagni, magari per una prova andata male, o essere presi in giro in un contesto più informale, quindi nei corridoi, negli spogliatoi in palestra, piuttosto che nel cortile o alla fermata del pullman. Partendo dal contesto micro della scuola e volendo provare a proporre, una riflessione più ampia che possa fornire degli strumenti anche a chi guarderà questo video proprio per le proprie relazioni interpersonali, volendo quindi provare a riflettere in maniera più ampia su questi rapporti di scherzo, che nella letteratura antropologica sono stati definiti da Radcliffe Brown come joking relationship e che sono tra l'altro, secondo Radcliffe Brown, il perno delle relazioni, diciamo così, interetniche tra diversi gruppi dell'Africa, che proprio incentrano le loro relazioni sullo scherzo reciproco, scherzi talvolta anche molto pesanti che sconfinano nell'insulto, no? Insulti magari a parenti piuttosto che a elementi culturali, e proprio queste relazioni di scherzo fanno sì che si consolidino delle relazioni, delle alleanze tra i diversi gruppi sociali. E per cui, partendo da questo concetto di joking relationship, vorrei provare un po' a interrogarmi su come sia lo scherzo possa essere un elemento centrale nei rapporti interculturali e possa di fatto condurre ad una società della convivenza. Dico questo perché io credo che nel momento in cui ci rapportiamo all'altro, ad un'altra persona, qualunque sia il suo background culturale, da qualunque paese provenga, insomma, qualunque età abbia, al di là del genere, insomma, al di là di qualsiasi aspetto che crea delle differenze tra la persona con cui mi relaziono e me, se io adotto un approccio umoristico, faccio più riferimento all'umorismo proprio perché credo che tra le diverse forme del comico sia quella che fa sì che l'autore del motto di spirito si consideri, per così dire, sulla stessa barca con tutte le altre persone, e quindi non c'è un tentativo di elevarsi di questa persona da
al resto dell'umanità, no? Ma il motto di spirito dell'umorista è un po' come dire, il cogliere questo lato grottesco e buffo degli esseri umani, no? Sempre un po' intenti a così a inseguire le loro cose, incastrati nei loro meccanismi. E appunto questo incastro, no? Negli automatismi culturali, se vogliamo, negli automatismi psichici che di fatto ci portano avanti nella quotidianità, di fatto spesso ci impedisce di guardarci da fuori e di capire quanto siamo buffi. Da questo punto di vista, la figura del clown e la pedagogia clownesca, così come è stata ideata da Jacques Lecoq, possono insegnarci molto, ci possono insegnare molto perché per diventare un clown, secondo Jacques Lecoq, è necessario in primo luogo ascoltarsi, in primo luogo ascoltare se stessi, andare ad individuare quelle che sono le proprie contraddizioni, quelle che sono le proprie idiosincrasie, quelli che sono i propri fallimenti e poi imparare a ridere di questi aspetti. Nel momento in cui si riesce a fare questo percorso su se stessi, si è pronti poi per far ridere l'altro. Creando qua un analogismo, nel momento in cui mi approccio a un incontro interculturale, laddove io sono in ascolto con me stesso, laddove io sono disposto a dialogare o a far dialogare gli elementi contraddittori di me stesso, saprò anche con più facilità entrare in ascolto con l'altro e di fatto pormi con un approccio dialogico che conduca appunto alla costruzione di un rapporto di convivenza. Saper ridere di se stessi, questo saper ridere del mondo che ci circonda, delle altre persone che ci circondano, è un modo per approcciarsi alla vita con una forma di leggerezza che ricorda quella proposta da Italo Calvino nelle Lezioni Americane, laddove leggerezza non è sinonimo di frivolezza o di mancanza di impegno e di interesse, ma piuttosto come una forma di capacità di saper dare il giusto peso alle cose e non farsi di fatto trascinare a fondo da quelli che sono gli aspetti più spiacevoli della quotidianità. Rispetto alla leggerezza, il clown ha molto da insegnarci, nel senso che se noi guardiamo uno spettacolo clownesco, il clown si muove leggero, rapido sul palco, ricordandoci la leggerezza di un bambino, no? Che si approccia per la prima volta alle cose, che le scopre con una curiosità ingenua. E da questo punto di vista, se noi pensiamo alla figura che tutti associamo al clown, quantomeno al clown novecentesco, che è quella di Charlot, con la sua bombetta e il suo bastone che si muove leggero per il mondo, pronto ad accogliere quello che la vita gli pone davanti, ad accoglierlo sempre col sorriso, anche laddove accadono degli eventi negativi, degli eventi sconfortanti. E questa figura, non a caso, viene ripresa da Charlie Chaplin, dal teatro Yiddish, nello specifico della figura del Luftmensch, ossia dell'uomo d'aria, dell'uomo che appunto che si muove leggero per il mondo. Quindi per concludere questo confine tra scherzo e scherno, questo crinale su cui ci si deve avventurare per forza di cose, perché altrimenti non si coglierebbero, no? Questi aspetti della risata, è un crinale sottile e insidioso per certi versi, perché è sempre facile, no? Sconfinare al di là del riso umano, no? Sconfinare in una risata disumanizzante, in una risata non democratica, in una risata che è volta a sminuire l'altro, una risata che di fatto vuole quasi annientare, soffocare nelle risate la differenza, l'alterità, ma sapersi muovere su questo crinale consente chiaramente di spostare ogni volta in là il confine che separa questi due aspetti, no? L'aspetto più terrificante della risata e l'aspetto più dolce, più umano della risata, cercando di renderlo il più inclusivo possibile e facendo in modo che diversi tipi di relazioni scherzose possano essere considerate comunque come costruttive di un rapporto di convivenza. E per ciò che concerne
l'ambito scolastico, qua, proprio su questo crinale, si gioca una grossa sfida. Se si riesce come società a imparare a ridere dell'altro, se si riesce quindi a proporre delle forme di riso che siano democratiche, e con questo, non sto dicendo di restare imbrigliati, in quello che, è un po' una deriva, estrema del politically correct, insomma delle impossibilità di poter ridere di determinati argomenti. Un esempio è il black humor, ad esempio, no? Che sta proprio su questo crinale. Allora, sì, io credo si possa ridere di tutto, no? Bisogna saperlo fare nel giusto modo. Bisogna saper ridere, come dicevo prima, in maniera umana. E questo, dicevo, è una grossa sfida per la scuola di oggi, e per tutti i contesti educativi, nel momento in cui, si devono formare, futuri esseri umani, che si spera, ci si augura, possano vivere in una società, più improntata alla convivenza, e da questo punto di vista il riso può essere una risorsa. Giunti a conclusione, di questo video, dopo aver ribadito più volte l'importanza dello scherzo, della comicità e dell'umorismo, e soprattutto dell'attenzione che merita il confine tra scherzo e scherno nelle relazioni interculturali, l'importanza che, mi è stata insegnata dagli studenti con cui ho avuto il piacere di condurre la mia ricerca di dottorato, vorrei provare a riflettere su come questo insegnamento possa essere ritrasmesso alle generazioni future, e quindi come, di fatto si possa educare al riso. Educare al riso vuol dire, insegnare a ridere in maniera democratica alle generazioni future, agli studenti, partendo da un insegnamento che proviene da loro stessi. E quindi, questo conferma poi che, la relazione educativa è sempre una relazione multilaterale, non è mai un percorso univoco dall'educatore, dall'insegnante, allo studente o all'educando. Ma è un percorso di co-costruzione di percorsi educativi, appunto, e di reciproco scambio. Si impara e si restituisce, l'insegnamento. Quindi, per quanto riguarda l'educazione al riso, chiaramente, se restiamo in ambito scolastico, credo che sia importante per gli insegnanti, inserire all'interno dei programmi scolastici delle riflessioni su questi aspetti, della comicità, dell'umorismo, che possono provenire dal mondo letterario, che possono provenire dal mondo teatrale. Inserire dei corsi di teatro all'interno delle scuole sarebbe qualcosa che permetterebbe ai ragazzi di confrontarsi con questo aspetto, con l'aspetto del grottesco, ad esempio, no? Se pensiamo alla tradizione italiana di Dario Fo, il nostro giullare medievale, ecco, che scherniva il potere attraverso l'uso, del buffone e del grottesco. Quindi, da un punto di vista, così, se vogliamo, più didattico, incentivare gli studenti alla lettura anche di testi di autori, di questi autori. Allo stesso tempo è importante imparare, questo tipo di strumenti per poterli mettere in gioco nelle relazioni che si creano tra studenti, insegnanti, tra educatori ed educandi, e lavorare insieme per la costruzione di, una relazione, che sia il più possibile incentrata su, questi aspetti umoristici. Dico questo perché sono convinto che la convivenza non possa nascere spontaneamente all'interno di una società. Ma, da questo punto di vista, l'educazione ha un ruolo centrale. Si deve essere educati alla convivenza, e uno degli strumenti per poter educare alla convivenza è proprio l'educazione al riso. Nel momento in cui, si educa appunto alla mutualità del riso, alla risata democratica, si fa un passo avanti nell'educazione alla convivenza. Educare alla convivenza vuol dire, educare i soggetti a
relazionarsi con l'altro in maniera aperta, appunto cogliendo le differenze e valorizzando le stesse differenze, sapendo cogliere anche le somiglianze che ci sono tra persone e di fatto vedendo in queste differenze, in questo groviglio di differenze e di somiglianze, non un motivo per cui costruire delle barriere, costruire dei fossati che distanzino le persone, ma semmai costruire dei ponti, ecco, imparare a costruire ponti con le altre persone. Ripeto, qui il ruolo della figura dell'educatore è centrale, è centrale, in qualunque modo l'educatore sia declinato. L'educazione, se viene intesa come processo antropopoietico, quello che Francesco Remotti definisce il percorso di costruzione proprio dell'essere umano e che di fatto, ad esempio, i greci portavano avanti attraverso la paideia, che ricordo tra l'altro per Socrate la paideia nasce dal gioco, è partendo dal gioco che si educano le nuove generazioni e quindi sarebbe auspicabile quantomeno partire dal gioco nella costruzione di un processo antropopoietico per insegnare appunto alle generazioni future la convivenza. Da questo punto di vista credo che l'elemento della leggerezza di cui ho parlato poco fa citando Italo Calvino ritorni, ecco, perché appunto il saper vivere in maniera leggera la propria esistenza, in questo modo, con questo intendo non farsi schiacciare dal peso delle grandi verità, che poi se vogliamo ritorna un po' tutto lì anche, no? Nel percorso antropopoietico ci viene trasmessa una verità, che può essere una verità con la V maiuscola, un'unica verità, che di fatto ci impone un determinato modo di comportarci, di pensare, di credere, che non può essere modificata e che deve essere accettata così com'è, oppure si possono trasmettere tante verità, delle verità parziali, e che di fatto possono essere modificate, devono essere modificate e possono essere anche derise. E qui credo si possa chiamare in causa Zarathustra. Da questo punto di vista Zarathustra è un grande educatore, cioè, perché Zarathustra ci insegna a deridere la verità e deridendo la verità danza leggero, quindi si libera della gravità e danza leggero nel mondo. Ecco, questa immagine credo che possa essere un'immagine significativa per la tematica della convivenza, cioè la possibilità di ridere della propria verità, di ridere della verità altrui e insieme danzare leggeri nel mondo.